Il Giro torna in Sicilia a 3 anni dalla grande partenza del 2008. L'Etna regalerà una grande suggestione, Angelo. È quello che ci si aspetta tutti, è quello che verosimilmente accadrà la domenica 15 di maggio e sarà una domenica speciale perché sarà la domenica in cui i siciliani celebreranno la propria autonomia regionale. L'Etna verrà affrontato 2 volte, una prima volta da lingua glossa per poi scendere verso Cireale per poi risalire e concludere quella tappa a Nicolosi nella zona del rifugio Sapienza. Attenzione, tutti pensano di trovare un grande caldo, ma come ci raccontano gli abitanti del posto, ogni giorno, quotidianamente, si presenta una nuvoletta che cambia gli scenari di ora in ora. Quindi non è dato per scontato assolutamente nulla in questa tappa nervosa, non lunghissima, infernale possiamo dire. L'importante è che non ci sia brutto tempo e che non si trasformi in un girone dantesco perché siamo soltanto alla seconda delle 4 domeniche del Giro d'Italia. 6,5 km per l'ultima salita con pendenze medie all'11%.